Vieni qua, robottino malato. Vieni qua, robottino malato. Wow. Vieni qua. Wow. Vieni qua. Ok, salve a tutti, sono Spigiocco e benvenuti in Airscape, The Fall of Gravity. Iniziamo subito. È un gioco platformer che oggi vi propongo. Di solito non porto questo tipo di gioco sul canale, quindi sono molto interessato se questi devono un po' piacere. Press start. Iniziamo subito. Sto usando un controller, una cosa fighissima. Con A e B possiamo andare in alto e in basso. E gira tutto. Fuck yeah. È bellissimo. Oh, è una figata sta cosa. Hold per andare. Per andare più veloce. Che figaggine. Epico sto giochino. Ok. È stato, diciamo, non lo so, questo sarà un tentativo un po' bislacco. Che succede? Una cutscene. La nostra barriera corallina si sta frantumando e c'è una talpa gigante che ci vuole penetrare col suo corno infinito. Arrivano gli alieni. No, non rapitemi. No, per favore, via, via, via. Ho una famiglia, tanti polipetti da tentacolare e palpare. Cosa sto dicendo? Non respiro, non respiro! Sono in aria, non respiro! Oh sì. Wow! Oh, ok, ok, siamo arrivati. Qui abbiamo un... Sì, lo so come muovermi. Che figata, bellissimo! E abbiamo anche un coso da astronauta, che ovviamente conterrà acqua al suo interno, esattamente come... Cos'era, SpongeBob? Non mi ricordo. Vabbè, comunque in ogni caso, possiamo andare in giro, ed è una figata, perché si basa tutto sulla gravità questo giochino, infatti si chiama tipo The Fall of Gravity, o come cacchio è. E possiamo cambiare le cose così. Possiamo cambiare zona. E spero che questa cosa vi piaccia, insomma, perché se vi piace questa cosa... È una novità per il mio canale. Oh fuck. Cos'è questo affare? No? O sì? Aspetta, dai, aumentiamo questo more snappy. Facciamo l'accento. Mettiamolo come era all'inizio, dai. Ah, non saprò mai rimettere l'accento perfetto. 101 come i dalmata. Ok, perfetto. Andiamo avanti. Forse questa è la conclusione del livello. Next level. Fuck yeah. Quindi io spero che veramente questa cosa vi piaccia un sacco. Perché è un genere che non ho mai... sono morto. Ok, nemmeno mi mostra. Run RT. Che figata. È un genere che non ho mai portato sul canale, mi pare. Quindi se questa cosa mi gusta, è veramente un'importante novità. Oh, cos'è che sto a fare? Immagino che io muoia esattamente. C'era un modo di mostrarlo. Ok. Vai. Stavo per morire. E quei cosi che prendiamo penso siano degli animaletti che ci seguono, come potete vedere. E mostrano quanto il livello è stato sbloccato, quanto è stato completato, per meglio dire. Come potete vedere, ne abbiamo presi 2 su 2. L'intera cosa si è illuminata. Quindi prossimo. Abbiamo... Ok. Ah! What the fuck, sono morto. Come mai quella cosa in basso lampeggia? Mio! Oh, volevi fottermelo. Ah, bastardello. E ora cosa manca? Mi lascio cadere. Ok, ho fatto una grandissima... Ok, spero che non diventi un rage game questa cosa. Preso. Adesso devo fare così e cambiare verso. Nice. Ora sono... Non ho più fretta. Aspettate, qui cosa c'è? C'è un altro di queste cose. Yes. Dammelo. E ritorniamo. È una figata questo giochino. A me ispira un fottio. E quindi spero che sia la stessa cosa per voi. Yeah. Yes. Dov'è il... Ok. Via. Vai. Oh, i numeracci di Espi, è pazzesco. Non sono mai stato bravo con i giochi di piattaforma, quindi insomma, se mi vedete fare incredibili fail. Back to map. Come mai back to map e non next level? Ci sono vari mondi. Quindi se mi vedete failare in maniera pazzesca, sappiate che non sono mai stato un genio. Ok? Ma è bellissimo. È bellissimo. Ci sono un sacco di mondi, un sacco di cose da esplorare. Entriamo in questo qua e vediamo cosa. Ma è un mondo diverso, un'ambientazione diversa. Si può camminare sulle rocce. Ok, è in acqua. È in acqua, che figata. Siamo tornati in acqua. Questo è un limite, una sorta di limite. Sono bombe, ok, ci ho azzeccato, perfetto. Sono riuscito ad arrivare qui. No, niente bombe. Ok, per favore, niente bombe. Ok, adesso dobbiamo tornare di qua, se non sbaglio. Qui è l'uscita, forse. No? Di qua. Mamma mia, sono fottutamente disorientato. Eccola qua l'uscita. Super easy questo livello, fuck yeah. È soltanto, immagino, un piccolo tutorial per mostrarci come sarà l'acqua e che cose brutte ci aspettano nei prossimi livelli. Oh my god. No. Oh. Ah, ok, ho capito. Sono idiota. Ok, salta. Bravo. E da qui posso andare in... Piano, che non ti... Non inciampi con i tuoi stupidi tentacoli ritardati. Ah, quindi, facendo il run più lo swim, riusciamo a fare i cosi più... Insomma, nuotare più velocemente. Ecco, così funziona. Allora, prendiamo una bella mirozza qua e...
No! Fallito, subito. Vai. Eccoci! Ok, nice. Però dobbiamo passare oltre, immagino che questa tecnica serva per passare nella prossima pozza d'acqua, quindi prendiamo la mira. Iris ghiacci. Ok, checkpoint. E adesso così. Nice. Piano, vai, nuota così. E ora dobbiamo fare un bel saltino per andare alla fine del livello. Yes. Oh mio Dio, ce l'ho fatta. Oh mio Dio. Voi adesso mi crederete un esperto, un pro del platformer, ma come ho detto prima, faccio decisamente schifo. Ok, c'è uno che sta per crepare. Di ciccetto da recuperare. Oh, fuck, è quello lì. Qual è quello da recuperare? In velocità. Mi sa che me lo sono fottuto. Ok. Non ce la faccio, ok? Se ne sono portati via. Vediamo. Ok, quindi questi no. È più in alto quello da recuperare, mi sa. È tipo più in qua. No. Fottiti. Dov'è il ciccetto da prendere? No. La cosa brutta. Che pezzi di terra. I pezzi di terra non si vedono, ok? Non si vedono, bastardelli. Vai. Vai. Cosa? Boh. Il pelo che non mi ha fatto. Oh, che cacchio sto facendo? Mi sto emozionando. Siete troppo belli, mi sto emozionando. Ok, i dribblaggi. Dov'è l'altro? Dov'è quello che dovrei salvare? No, questa è la fine del livello. Sei riuscito ad arrivare alla fine del livello così easy peasy. Io voglio prendere i ciccetti. Dove sono i ciccetti? Oh, e lo faccio anche al contrario. Dove sono i cosi? Dannazione. Dove stanno? Oh, fuck you. Vai. Ora, con molta e tantissima. Tanti. Ok, vai. Bravo. Fammi passare. Ok, ora è tutta questione di pazienza. Devo imbroccarla bene. Fuck yeah. Ok, ne abbiamo salvati 2 su 3. Possiamo tornare nel caso in cui ci servano. Frega cazzi, non riuscivo a trovarlo. Non voglio starci gli anni qua. Ma potrei completarli al 100%. Nel caso in cui questa serie vi piaccia, ovviamente in futuro potrei tornare e fissare questi piccoli errori che ho fatto. Ok, quindi quel numerino vuol dire il numero di ciccetti che mancano. E qui invece, cosa succede? Cos'è sto a fare? Oh my god. Ok, pensavo che avesse lanciato una cosa. Oh mio Dio. No, Cristo, come ho fatto a sbagliare. Ok, faccio schifo. Leggermente. Non te schifo. Qui devo sprintare. Anche qui. E anche qui. Bene. E ora? Cosa c'è? Robottino ammalato. Vieni qua, robottino ammalato. Vieni qua, robottino ammalato. Wow. Vieni qua. Wow. Vieni qua. Wow. No. Non ci credo all'ultimo. Mettiamo questo. E boom, bitch. Ce l'abbiamo fatta. Così? Vero? Checkpoint. Yes. Oh, benedetto. Benedetto checkpoint, grazie. Oh mio Dio, cos'è questo affare? Ah, ci sono dei laser. Ok, non li avevo assolutamente visti. Allora, laser, pianissimi. Dobbiamo andare pianissimi. Lo so che non conosco l'italiano, ma non importa, perché siamo dei polpi. I polpi conoscono l'italiano, non so nemmeno parlare i polpi. Fanno blu, dovrei fare blu tutto il tempo, ma vi romperei le pagnotte. Striscia! E ti riprego un altro oh, Cristo. No! Yes. No. No, non fare sti cazzate. Yes. Yes. Cos'è questo bottone? Wow. Un nuovo personaggio. Un nuovo polipo. Abbiamo liberato un nuovo polipo. Fuck yeah. Octopus rescued. Back to map. Oh oh. Quindi abbiamo un nuovo personaggio che possiamo utilizzare, immagino, nei livelli. Forse non era necessario giocare quelli. Abbiamo un fottio di livelli da sbloccare. C'è da giocare. Quindi teoricamente non era nemmeno necessario sbloccare quello. Spero che questo gioco comunque vi sia piaciuto. E lasciate un bel mi piace, un commento per farmi proseguire la serie, è veramente importante. Voi mi diciate quando qualcosa veramente vi ispira. Perché se questa cosa vi ispira a bestia, a me ispira a bestia, potrei veramente fare tanti episodi, perché il mondo è veramente grande. E è una figata, secondo me, questo gioco. Quindi non dimenticate un bel mi piace, un commento, come va già detto, al prossimo episodio. Con Airscape. Ciao ciao.